Non tornare finché non avrai la tavoletta. Sì, Polemarco. Hai perso qualcosa? Non perso, rubato. Mi manda Stentor. Dice che hai un problema con delle spie. Preferirei una spia ateniese a un traditore spartano. In ogni caso bisogna trovarlo. Ha rubato una tavoletta con informazioni vitali. Dov'è la spia? Ancora nell'accampamento? Non lo so, non ne ho idea. Dubito che sia ancora qui, ma non può essere lontano. Era ferito quando ha eliminato la guardia. Questo non è quello che farebbe uno spartano. Potrebbe essere un impostore. Di recente qualcuno ha preso di mira i rifornimenti. E in Megaride ci sono più mercenari che pulci su una capra. Che razza di uomo volterebbe le spalle a Sparta? Lo troverò. Lui e la tavoletta. Hai visto da che parte è andato? Secondo gli uomini verso la collina. È più facile far perdere le tracce su quel terreno. Hai altre informazioni utili? La zona è contesa, ma Sparta è in vantaggio. Stiamo respingendo gli ateniesi, ma con la guerra i boschi e le montagne si sono riempiti di banditi e mercenari. Volevo sapere dove potrebbe essere andata la spia. È ferito, e nel bosco c'è una sorgente. Al suo posto io sarei andato da quella parte. Tornerò presto con la tavoletta. Le montagne e i boschi della Megaride sono pericolosi. E di certo ha dei complici. Non avrò problemi a occuparmi della tua spia. Kaile. Ecco il ladro. Andiamo. Cosa vuoi? Chi sei? Io sono quello che è venuto a prendersi la tavoletta che hai rubato. Perché hai rubato la tavoletta? Mi hanno pagato per farlo. Chi ti ha pagato? Un mercenario, Ircano. Mi ha dato un uniforme da spartano e mi ha detto dove cercare. Dracme facili. Come sei entrato nell'accampamento? Gli spartani non sospettano mai dei compagni. Sono troppo presi a guardare male gli altri. Malaka. Dammela. Non me ne vado senza. Questa guerra non avrà vincitori. Ma esistono le opportunità. Forse possiamo trovare un accordo?
Che tipo di patto sarebbe? Ecco, tieni la tavoletta. E questo è per il disturbo. Nessuno sa chi sono. Non serve versare altro sangue. Vai. Non voglio rivedere mai più la tua faccia. Devo riportare la tavoletta al comandante. Su, andiamo. Devo riportare la tavoletta al comandante. Andiamo. Devo riportare la tavoletta al comandante.
Forza! Non so perché gli epigneti non si rassegnano. Sembra che stiano per inviare altri soldati. Si morì a di... Allora, hai trovato il traditore? Non è dei traditori che devi preoccuparti. Era una spia che lavorava per il mercenario Ircano. Ircano. Quante volte dovrò ancora sentire quel nome? Le sue tasche saranno piene di oro ateniese. Hai trovato la tavoletta? Per gli eterni!